del flagello rappresentato da una grande epidemia, dal diffondersi rapido e inatteso di un morbo inarrestabile, è sempre stato argomento della grande letteratura, dei grandi testi narrativi. Del resto, la letteratura è una formidabile macchina del tempo a disposizione di tutti. Umberto Eco ha scritto che chi non legge vive in un'epoca sola, mentre chi legge può sperimentare tante epoche diverse, dagli albori dell'umanità fino al presente e anche oltre, fino al futuro. Leggere un libro che parla di un tempo o di uno spazio diverso da quello in cui ci troviamo equivale a sperimentare quasi fisicamente odori, sensazioni, atmosfere, terrori e paure che diventano una parte del nostro vissuto individuale. Di queste realtà di cui la letteratura ci fa partecipi e testimoni fa parte purtroppo anche la sofferenza fisica e psichica, la malattia, le grandi epidemie, le pandemie come quella di cui siamo vittime attualmente. A questo proposito gli esempi sono molteplici e vorrei ricordarne solo alcuni. La prima importante descrizione di un'epidemia che miete migliaia di vittime è di Tucidide, è la descrizione della peste di Atene del 430 avanti Cristo, narrata nelle sue storie delle guerre del Peloponneso. Si trattò con ogni probabilità di una forma di vaiolo o di tifo. Tucidide insiste sui sintomi atroci del morbo e la sua descrizione è ripresa con accenti simili da Lucrezio, il poeta latino, che nel suo poema De Rerum Natura sottolinea l'ansiosa angoscia che abbatte le forze dell'anima e quelle del corpo. Per venire a tempi più vicini a noi, vanno ricordate le pagine dedicate da Boccaccio nel Decamerone alla peste nera del 1348 a Firenze, la mortifera pestilenza, come la definì. Quella di Boccaccio è forse la narrazione più completa di atteggiamenti caratteristici, di fenomeni individuali e sociali che definiscono il quadro della pandemia. C'è il morbo che colpisce improvviso, a tradimento e non si sa da dove provenga. C'è l'impotenza iniziale dei medici per una malattia che si trovano a fronteggiare per la prima volta. C'è la rapidità sconvolgente che caratterizza la diffusione dell'epidemia. E poi la morte in solitudine, il dolore per i morti insepolti, tanto numerosi che non si può dar loro una inumazione adeguata. Sul piano sociale c'è il venir meno della pietà e lo sfaldarsi dei principi e dei legami che regolano la convivenza civile. Altre pagine importanti della nostra tradizione letteraria sono quelle dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, dedicate alla peste di Milano che tra il 1629 e il 1633 fece 1 milione di vittime. Il dato interessante è che Manzoni mette a fuoco un meccanismo che abbiamo visto all'opera in quest'ultimo anno, il meccanismo della negazione e il diffondersi delle fake news. C'è l'iniziale negazione della pandemia e quando il contagio ormai imperversa non si può più negarne la diffusione, si cominciano a cercare i colpevoli, inizia la caccia agli untori e poi si evoca il complotto. Il morbo non esiste, è un'invenzione per creare paura, una macchinazione ideata da poteri occulti. Ma in tutte le letterature troviamo descrizioni e riflessioni su questo tema. Cito brevemente solo alcuni esempi. Il diario della peste di Londra del 1772 di Daniel Defoe e per giungere fino al Novecento ricordo ancora la morte a Venezia di Thomas Mann, il colera a Venezia in una città avvolta da miasmi e riflessi sinistri. E ancora il romanzo di Camus, La peste in Algeria, e ancora il romanzo dello scrittore portoghese José Saramago, Cecità, sono tutti testi dedicati a questo grande tema. Ma il quadro più impressionante è senz'altro contenuto nel capitolo finale di Delitto e Castigo di Fyodor Dostoevskij. È il famoso sogno di Raskolnikov. È un sogno in cui lo scrittore russo ci parla con tratti già premonitori
di un mondo che cade vittima di una tremenda, inaudita e mai vista pestilenza che dal fondo dell'Asia avanza verso l'Europa. Caos e violenza caratterizzano l'avanzare del contagio. Una follia, un delirio universale che va a colpire e distruggere non solo gli individui, ma anche le strutture portanti di una società in cui si perde di vista la distinzione tra il bene e il male. Per concludere, in questo quadro in cui spiccano i timori, le ansie, gli effetti perversi provocati dalla pandemia, non possiamo dimenticare però una voce femminile, poco nota, ma raro esempio di intelligenza e razionalità illuminista. Parlo di una donna inglese del Settecento, Lady Mary Montagu, autrice di numerose lettere pubblicate nella seconda metà del Settecento. Una donna straordinaria, cui si deve l'introduzione della pratica della inoculazione in Inghilterra, dell'inoculazione del vaiolo. Era moglie dell'ambasciatore inglese a Costantinopoli e nei primi decenni del Settecento, durante la sua permanenza in Turchia, aveva avuto contatti con le donne segregate negli harem e attraverso le loro testimonianze aveva appreso dell'inoculazione del vaiolo, che lei definì innesto e descrisse in molte delle sue lettere. Era particolarmente sensibile a questo tema perché il fratello era morto di vaiolo ancor giovane e lei stessa recava sul volto le tracce della malattia. Al rientro a Londra, Lady Montagu pubblicizzò e promosse questa pratica che consisteva in una scarificazione della cute attraverso la quale si introducevano virus vivi presi dal pus delle pustole del vaiolo. Fece inoculare i figli e, come dicevo, si spese per diffondere questa pratica, incontrando però la forte resistenza della classe medica dell'epoca. Morì nel 1762. Qualche decennio più tardi, alla fine del Settecento, sulle orme di quelle sue prime intuizioni, lo scienziato inglese Edward Jenner sviluppò la tecnica più sicura della vaccinazione, che utilizzava il vaiolo bovino anziché quello umano. Ma questa è un'altra storia. Sono i temi che riguardano la scienza e la medicina moderna che possono aiutarci a combattere il virus con l'immunizzazione, con le vaccinazioni.